What a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questa nuovissima serie su Child of Light. Ebbene sì ragazzi, mi sono detta, ho interrotto la serie su Spider-Man, devo assolutamente portare un'altra serie oltre quella su The Evil Within 2, al quale tra l'altro mi sa che non manca tantissimo alla fine, però per la serie horror sono già abbastanza coperta e quindi non potendo stare a portare solo ed unicamente giochi horror sul canale, ho deciso finalmente ragazzi di dare ascolto ai vostri consigli, in quanto specialmente Elisa, che di sicuro starà guardando questo video, mi avete spesso consigliato questo gioco, sia per la storia, sia per la colonna sonora, a quanto pare anche graficamente si preannuncia essere davvero molto molto bello. Ragazzi, io l'ho preso sul PlayStation Store, quindi lo giocherò su console se ve lo steste chiedendo. E che dire, io sono molto molto curiosa. Andiamo ad iniziarlo. Andiamo ad iniziare una nuova partita. Penso proprio ragazzi che sceglierò come livello di difficoltà quello principiante, appunto per dare più spazio alla storia e all'atmosfera. Ci siamo, stiamo per iniziare una nuova avventura, che spero sarà molto bella. Su, presto, infilati a letto. Ti racconterò una storia. Un regno, Lemuria, lontano e perduto. Una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava. Aurora era sua figlia. La madre nel mistero era avvolta. Il padre la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba. Non si lasciavano mai. Finché, sentendosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava. Ed era Venerdì Santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì, ma il freddo la colse e l'avvolse e dal gelo ella rabbrividì. All'alba così la trovarono, immobile, fredda e irrigidita. Il padre pianse ed implorò, ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio né alcun sospetto, Aurora era ormai spirata. Eppure, come in una fiaba, si svegliò in una terra fatata. Wow! Questa introduzione in cui ci spiegano abbastanza rapidamente cosa è successo è stata fantastica, ragazzi. A parte l'introduzione in rima e poi l'interpretazione della tipa, che insomma l'ha doppiata, ragazzi, è stata veramente incredibile. Poi i disegni bellissimi, eh. Della Ubisoft. Attenzione. La ragazza e il lucciolino. Ok, siamo nel primo capitolo. Padre, svegliami da questo sonno nero. Ok, a quanto pare magari durante il gioco le battute non saranno recitate, per cui cercherò di dare io un pochettino di frizzantezza a quei fumetti in cui leggeremo le varie battute. Sinceramente non so dove andare, ragazzi. Allora, a destra al monastero vecchio. Perfetto. Il problema è alberi avvolti nell'oscurità, ombre che coprono la luce anche qua. Ok, a quanto pare non possiamo tornare più indietro, forse ho fatto la cagata del secolo perché a sinistra si poteva andare, ragazzi, non so cosa avrei potuto trovare, fatto sta che non possiamo più tornarci, per cui non ci resta che avanzare. Comincio a fare le rime pure io. Allora, per interagire, appunto, mi sembrava già di aver capito, ragazzi, che dobbiamo usare il quadrato, per cui L per spingere ovviamente questa pesante cassa, però la piccola Aurora sembrerebbe avere non poi così tanti problemi. Vediamo un pochettino. Allora, non ci resta che avanzare qui, ragazzi. Non possiamo andare da nessun'altra parte, almeno sembrerebbe. Ok, qua sopra sì. Qua sopra posso andare. Mi chiedo dove mi porterà mai
tutto questo casino di rami. Comunque l'ambientazione mi piace già, ragazzi. E voi sapete che questo sogno è avvolto da una brezza di gelo, con spiriti oscuri che volano in cielo. Ok, mi ha salvato la partita, per cui mi sa che è la strada giusta dove proseguire. Per cui a destra il monastero vecchio, probabilmente il monastero vecchio è attualmente il nostro obiettivo. Per cui proverei un attimino. Ah, vedete? Oh, Gesù, Giuseppe, pure Maria, i ragni, signori, i ragni, ci sono ragnazzi anche qui. Ok, siamo tornati indietro, attenzione, così forse possiamo scoprire cosa c'era da questa parte. Manco a farci apposta, sono stata a lamentarmi fino a un attimo fa, però qua non c'è niente. E ragazzi, la colonna sonora sembra preannunciarsi davvero, davvero molto bella. Adesso non vorrei sbilanciarmi, ragazzi, soltanto dai primi minuti di gioco, però a sinistra all'albero di spine. Dovrò leggere i fumetti in maniera abbastanza rapida, ragazzi, perché insomma vanno avanti da soli. I teschi in mezzo ai rovi sono abbastanza incoraggiante, oserei dire. Fatto sta che di qua non possiamo andare da nessuna parte, ragazzi, per cui siccome di solito mi rimproverate sempre il fatto di non esplorare abbastanza, posso sperare insomma di aver accontentato questa vostra richiesta, nel senso, cioè del tipo: giocherina, perché non esplori di più, maledizione. Ok raga, non mi fa scendere bene. Ah ok, adesso sì, perfetto, d'accordo. Allora, visto che abbiamo risolto questo problema, direi che non ci resta che andare dove stavamo andando. Ok, risaliamo qui. Qua a destra però possiamo andare ancora di più. Lei, signor lupo. Ah! Oh Gesù, mi sa che non è tanto amichevole. Mi sa di no, visto che almeno per adesso non abbiamo armi, ragazzi, con cui difenderci. Direi di lasciare perdere. Scusi il disturbo, signor lupo, Va bene. Procederemo da qui, ragazzi, dove mi aveva salvato la partita effettivamente. Vediamo un po' che cosa ci aspetta di qua. E la cosa sembrerebbe essere già abbastanza interessante. Sì, ragnazzi, sì, ci mancavano. Che bello. No, destati adesso. Incubo, voglio ora te scappare. Oh, poverina, è triste. Oh padre, dove sei mai? Il mio cuore sta per scoppiare. Qualcuno mi spieghi di grazia come l'acqua possa cadere senza pioggia. What? Chi parla? Ok, qua possiamo gestire noi il dialogo. Sono io, leva il pianto dal ciglio. Se no fa la muffa, è sicuro. Una lucciola mi offre consiglio. La cena mi sa mi è rimasta indigesta. Parlare di cibo ti va, ma io mi chiedo, chissà, se conosci una tale Aurora per caso. Ma siamo noi, Aurora? Messere, son qua. Messere, tu sei... Com'è singolare. Sei un fiore per caso o un strano animale? Riponi i discorsi insensati. Sono io, sono Aurora, non sono un messere. Ora ho capito, ma tu parli strano. Seguimi, vieni a vedere. La dama dei boschi, dai lunghi capelli ti attende. Falene per pelle, due occhi di luce. Sarà una veggente che al mondo mi rende. Wow, allora raga, no, vogliamo commentare il fatto che parlano soltanto in rima? È meraviglioso. Abbiamo trovato un nuovo amico e possiamo muovere il piccolo lucciolino, ragazzi, con la levetta destra. Oddio, che cosa meravigliosa. A quanto pare ci fa luce, ragazzi. Questa cosa la trovo abbastanza interessante. Sì, però stammi abbastanza dietro, lucciolino. Merda, quindi me lo devo tenere sempre io dietro così. Quello lì, sì, quello lì, lucciolino, questo qua potrebbe essere un grosso problema, direi. Che gioia. Cos'è attaccato a questi rami? Gingilli creati come piccole mani. Ma come, non sai, questi sono, vedrai, desideri di luce che qui non c'è più. Segui quello arancione e lo scoprirai. In che senso, scusa?
I desideri sono proprio gustosi, sono proprio gustosi. Toh, prendi, racconterò a papà di questa notte strepitosa. Allora, questa cosa non l'ho tanto capita, nel senso che, vabbè, se io interagisco con quegli affari là, ok, si generano delle robe di luce, che vabbè, ok. Va bene, diciamo di sì. Questi frutti grossi e succosi saranno buoni. Ok, allora questi li deve prendere Lucciolino e vabbè. Comunque si generano anche delle sfere, ragazzi, che vanno a rimpolpare, diciamo così, le sfere della vita, suppongo la vita e la magia. I punti M suppongo che siano i punti magia. Allora, vai Lucciolino, prendi pure tutto, non rimanere a digiuno e interagiamo con questa porta. La strada oltre quest'albero è. Ma io non posso volarci con te. Ah, che tristezza! Bloccata, la porta è sbarrata. Scettro rotondo e traslucida sfera. Ed è cristallina la soluzione. Messere, accendi la coda leggera. Ehi, ma io ti conosco da poco. In che senso? Fallo e comincerai il gioco. Lo scettro con la tua luce un'ombra proietta. Oh, abbina quei simboli, orsù, dammi retta. Tieni premuto L2 per rendere Lucciolino molto brillante. Ah, ok, quindi ovviamente adesso abbineremo i simboli. Vai pure Lucciolino. Così, tac, la porta si aprirà. Tada, magia. Messer Lucciolino, la strada è spianata. Ma chi l'avrà messa una porta sbarrata? Non lo so, se non lo sei te che vivi qua. Io sono appena arrivata, sono stata scaraventata in questo mondo. Non so manco il motivo, scusane. Chi era costei, Aurora, mi chiedo. Solleva la spada ora. Chi avrà mai parlato? Che sia un qualche spettro. La dama dei boschi, ne sono sicuro. Oh, di Matildis prendi la spada, o Aurora, o Matildis, non so come diavolo si leggerà. Questa spada è per me? Davvero? Sembra proprio bella, guarda come brilla. Ammazza, pesa un po', me sa. Scappa, quel coso sembra ostile. Per fortuna una spada e non un badile. Vabbè, il badile magari glielo dai in testa. Aha, attenzione. La linea del tempo mostra chi tocca agire. Ok, quindi ragazzi, il gioco è con combattimenti a turni. Va bene, allora, pendente contro il nemico. Vediamo un po'. Tocca a lui, ovviamente, che ci dà una bella stoccata. Perfetto, azione di nuovo. Proviamoci. Tac, è andato. Ok, si raccoglie anche esperienza. Abbiamo raccolto un antidoto. Perfetto, va bene. Il combattimento a turni potrebbe starci. Anche, insomma, aumentare il livello di esperienza, eccetera. Questo ci permetterà ovviamente di migliorare le capacità della nostra piccola Aurora. Perfetto, siamo... Oh padre, per quanto ancora ce n'è? Aurora, ma dimmi, un padre cos'è? È colui che chiama figlia me. Semplicissima spiegazione, non è che ha dato spiegazioni un pochettino più specifiche. Sta buono ciccio, sta buono. Come ci arrivo? No, non ci arriverò mai nella mia vita. Va bene, ui. Ecco qua. Imboscata, gli sono andata incontro. Che imboscata, tiene premuto L2 con Lucciolino su un nemico. Ah, per rallentarlo. Fantastica sta roba. Ok. Ok, così lo rallentiamo, infatti, ragazzi. Interessante questa roba, eh. Ok, ha fatto in tempo a colpirmi e mi ha interrotto l'attacco, il maledetto. Ok, riproviamoci. Così dovrebbe bastare, perfetto. Lucciolino, hai avuto successo, però non è che è servito poi a chissà che. Ok, abbiamo raggiunto il livello 2, ragazzi. Perfetto, abbiamo preso anche un punto abilità. Così ci sta. Seleziona nuove abilità per Aurora. Possiamo utilizzare anche qui i punti abilità, ragazzi. Minchia, ce ne sono di abilità da ottenere, eh? Questo sembrerebbe interessante, ragazzi. Però direi di iniziare con questo. Ok, ecco fatto. Perfetto, ci siamo anche potenziati, non lo sapevamo. A destra è il monastero vecchio. Va bene, vieni Lucciolino, continuiamo. A sinistra è l'altare di Matildis.
Matildi, so come caspita si dice. Ho capito, a sinistra non ci arrivo, non ci arrivo, c'è sta poco da fa. Vieni, lucciolino, vieni insieme a me, piccolo, piccolo paciocchino che non sei altro, che sei di una meraviglia più unica che rara, sei tu, è vero? È bellissimo, lucciolino. Sì, ma la palletta viene qua, non ho capito. Attacco di sorpresa, attacco alle spalle, perfetto. Quindi se lo prendiamo alle spalle, suppongo che avremmo un vantaggio. Ok, ecco qua. Vediamo, attacco di sorpresa, perfetto. Infatti abbiamo diretto vantaggio, ragazzi. Questa cosa è interessante. Ah, è andato giù, è già andato giù, fantastico. Potente pozione magica, a posto. Ammazza che tempesta, ho appena salvato la partita. Apriamo questo. Tonico curativo. Ok, ragazzi, ci sono le pozioni, ci sono tutte queste robe qua, tutte cose un po' merda, che sembrano abbastanza interessanti, direi. Ecco, lucciolino, bravissimo, amico, già mi hai capito. Allora, procediamo e vediamo un po'. Ok, vorrei prenderlo alle spalle effettivamente, se fosse possibile, ma non lo so fino a che punto, perché mi ha visto ovviamente. Ui, come è arrabbiato. Te devi dare una calmata, figlio della cosiddetta, eh? Ok, non so se l'ho preso di sorpresa, perfetto, perché... non avevo idea che ce ne fossero due. Va bene, direi che rallenteremo un pochettino, ragazzi, questo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, li abbiamo eliminati entrambi senza subire problemi, senza subire danni, semmai. Abbiamo aumentato di nuovo il nostro livello, ragazzi. Che cosa meravigliosa! Nuovi punti abilità. Ok, direi che comprerò questo perché poi mi dà l'accesso alla forza, che mi interessa abbastanza, direi. Mi ha salvato la partita. Per fortuna c'è il salvataggio automatico. Procediamo di qua. Tieni premuto. Ok, per renderlo molto brillante, ovviamente così possiamo vedere dove andiamo. Oh merda, oh merda. Ok, accecalo pure, lucciolino, vai! Che io lo ammazzo! Io lo ammazzo. Ok. Cioè, gli sono dovuta arrivare addosso. Vabbè che i combattimenti, ragazzi, possono essere molto utili. Appunto, per guadagnare più abilità. Questo è ovvio. Che l'uccellino si stanca, quindi non è che possiamo utilizzarlo all'infinito. Abbiamo guadagnato anche un trofeo, ragazzi, che cosa meravigliosa. Allora, che cosa abbiamo qua? Abbiamo le nostre pallette, direi di raccoglierle tutte. Queste le chiamerò pallette, ragazzi. Ok, come possiamo vedere, appunto, l'uccellino non è che ha una luminosità infinita, per cui bisogna essere pure abbastanza attenti. Allora, ok, questo ci servirà di qua, però mi interessava prendere anche questo, perfetto. Recupero un po' di luce, caro lucciolino. Tu stai tranquillo per me, non ti preoccupare. Prendi pure tutto. Ed ecco qua. Vediamo un po' dove ci conduce. Oh Gesù, Giuseppe, pure Maria. Ragno schifoso, non sei altro. Sparisci dalla mia vista. Oh merda. Stava arrivando già arrabbiatissimo. Sì. Gli devo saltare tipo addosso. Ma sono sempre in due questi. Non si direbbe. Pensate che roba. Ok, con uno comunque dovremmo già eliminarlo. Direi di rallentarlo. Non so se faremo in tempo. Ok, giusto in tempo, ragazzi. Se continuiamo così. Ok, livello 4. Fantastico. Ok, PF aumentati. È aumentato tutto. Abbiamo ottenuto anche un altro punto abilità, che ci piace tantissimo come cosa. Oh merda, i ragni io non ancora li capisco. Fatto sta che... Ok, ah, l'uccellino ci permette anche, ragazzi, di aprire i bauli che sono lontani. Oculi. Incastona gli oculi sugli oggetti in dotazione per migliorare le caratteristiche del personaggio. Perfetto. Ne abbiamo appena raccolto uno. Aggiunge danni d'acqua agli attacchi da mischia. Bisogna stare pure attenti agli elementi, cioè fuoco, acqua, eccetera, eccetera. Ok, uno gliel'abbiamo messo alla spada. Diciamo che può andare bene così. Prendi tutto, va bene. Procederemo di qua. I ragnazzi, intanto, continuiamo a lasciarli perdere. Oddio, e questo cos'è? Ok, capitolo 2, ragazzi. La regina della luce. Interessante. Aiutami, Aurora. Chi è che ha bisogno del nostro aiuto? Questo? Ma loro non sanno che le pietre piantate frutto
frutto, che le pietre piantate frutto non danno. A volte è difficile, ragazzi, riuscire a trovare l'intonazione giusta delle frasi. Va bene, corriamo incontro alla richiesta di aiuto. Oh, aspetta un attimo. È un nemico o che? Che qua intanto posso saltare, direi di approfittarne e vedere se c'è qualcosa di utile qua sopra. Qua c'è una leva, ragazzi, direi di tirarla. Oh. Ah, perfetto, abbiamo preso anche un rubino, il che è molto interessante. Di qua non credo che potremmo andare da qualche altra parte, sembrerebbe di no. Per cui questo spirito bianco che abbiamo visto di qua, ragazzi, non so se è un nemico. Sì, è un nemico, ok, anche abbastanza spaventoso, oserei dire. Ai 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 ai. Allora, ecco, per esempio questo qua è un nemico, ragazzi. Interrompe i nemici colpendoli mentre stanno lanciando. È un nemico di oscurità, insomma. Quindi questo probabilmente sarebbe più efficace. Almeno mi auguro di aver capito bene. Vulnerabile alla luce, ok, perfetto. Avevo capito bene, perfetto. Solo questo da solo ci ha dato 100 punti esperienza. Ok, gocciolino, se vai di qua magari segui la mia voce. In questo posto tremendo non vedo altra scelta, neppure volendo. Ok, ma qua ci arrivo. Minchia, ci sono arrivata per un pelo, ragazzi. Oh merda. Allora, questi nemici potrebbero essere un problema. Questi che richiedono... Ah, porca vacca! Minchia, che paura, mi ha fatto prendere. Che cavolo è? Madonna. Ma mi faranno fuori. Mi faranno fuori da far schifo, tipo. Ma sono velocissimi questi ad attaccare. Oh, dovete andarci piano, però. Allora, contro questo so che è abbastanza forte. Per cui cerchiamo di rallentare questo, anche se... ce la farò, forse sì, ho fatto in tempo, però sono riuscito a interromperlo, ma mi colpirà comunque, ragazzi, perché non è che l'uccellino, lo stiamo dicendo, può durare all'infinito, quindi questo qua è di pietra, ragazzi, quindi ok, ho fatto in tempo, è un po' più resistente agli attacchi da mischia, ovviamente. Potente nettare fatato, perfetto, minchia, vi giuro che mi ha fatto prendere un infarto, ragazzi. Cioè, chi se la sarebbe mai aspettato, no? Dentro a quest'oscurità. Elisir luccicante. Allora, qua non c'è più niente, sembrerebbe almeno. Per cui, probabilmente non ci resterebbe che andare lì sopra ad affrontare, insomma, questa maledetta pezza di merda. Ok. Approfittiamo della sua vulnerabilità. Almeno mi auguro. Attacco di sorpresa. Ok, ce n'è pure un altro. Allora, devo usare questo contro questa, ragazzi. Tac, quindi i nemici sono vulnerabili alla magia, ovviamente. Ok, niente. Concentrazione. What? Ma fai sul serio? Vabbè, meglio per noi, sti cavoli. Vai via, muori. Ok, prendiamo tutto quello che possiamo prendere, meno male. Siamo aumentati di livello, meravigliosa notizia. Se non sbaglio abbiamo 2 punti abilità. Fatto sta che mi ha salvato la partita. Direi di migliorare qualche nostro aspetto, ragazzi. Allora, direi di aumentare la forza assolutamente di 2. E a questo punto aumentare i PM magici potrebbe esserci utile. Per cui direi che aumenterò anche questo. Ok, sostituirò, ragazzi, il rubino grezzo allo zaffiro grezzo sulla spada. E ok, la cosa comunque si fa interessante. Aurora, la porta è bloccata. Come potrà diventare spalancata? La leva suppongo proprio che sia quella lì. Per cui mi ha salvato la partita, ragazzi. Direi che per oggi abbiamo scoperto tante cose interessanti. Ho l'impressione che questo gioco mi piacerà tantissimo. Mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne pensate in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Yobudosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!